Con Italian Athens ci troviamo a Bologna e uno dei più importanti strutture architettoniche di Bologna sono appunto i portici, porticati insieme che con le loro torri sono patrimonio dell'UNESCO, perché qui in città a Bologna raggiungono i 38 km, addirittura più di 50 se si considera anche la circonduzione fuori da Bologna. E poi adesso andiamo a vedere Porta Saragozza. Sempre qui con Italian Athens stiamo filmando un caratteristico fruttivendolo di Bologna sotto i portici. Buongiorno, posso chiederle? Sono... Allora, io faccio un'intervista per un sito che si chiama Italian Friends d'Italia. Posso chiederle lei perché consiglierebbe di comprare la sua frutta? Posso inquadrarla? Sì, venga. Cosa ti serve? No, volevo sapere solo perché consiglierebbe di comprare la frutta qui nel suo negozio a Bologna. No, deve comprare il mio capo, io non posso comprare. Sì, no, ma perché consiglierebbe le persone a comprare la sua frutta? Sì. È frutta italiana, verdura? È tutta italiana, ecco. Tutta roba italiana, pugliese, calabria, siciliana, tutta. Ok, sì. E lei si trova bene qui? Sì, tutto bene, tutto okay. Questo. E il negozio quindi non è suo? Non è mio, solo lavorando, basta. Ecco, e si chiama il negozio? Welcome Food. Okay. La ringrazio e la saluto. I portici, la Porta Saragozza. Questo è quello che è adesso Porta Saragozza ed è l'ultima modifica di Porta Saragozza nel periodo del 1800, in cui furono inseriti i due cilindri, le due costruzioni cilindriche con all'interno la porta centrale. Inizialmente Porta Saragozza nel 1003, perché è originaria del 1300, non aveva questa tipicità di costruzione, ma era una porta normale medievale con un arco. Questi sono i particolari, c'è un leone, il torrione cilindrico, e tutto fatto di mattoncini, come a Ferrara anche Bologna è caratteristica questo tipo di architettura. E andiamo verso Piazza Maggiore. Da via Saragozza poi si va in via D'Azeglio e si arriva in centro a Piazza Maggiore, e dove c'è la Basilica di San Petronio e la Fontana di Nettuno. Lì qui vi saluto con Italian Athens e ci ritroviamo lì.